Furia a cavallo del West, la 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 la, e to 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 to. Dal cavallo alla bufala il passo è stato breve. La foto del destriero in veranda sul balcone di uno stabile a Rione Parco ha galoppato veloce da sabato scorso sul web, diventando virale. Un'immagine shock che ha provocato l'indignazione di tanti, da più parti chieste pene severe per lo scudiero senza cuore. La segnalazione giunta da alcune pagine social ha spinto anche il deputato Borrelli ad approfondire il caso, allertando il sindaco Festa. Una volta sul posto, il primo cittadino ha potuto verificare che il cavallo, diventato per un giorno più famoso di Furia e Varen, non era altro che un giocattolo di plastica. Agnello Dentic, proprietario del cavallo, che di mestiere fa il traslocatore, ora canta a briglia sciolta, ma per colpa della fake news ha vissuto un fine settimana da palio a trotto su tutte le prime pagine dei network. Se è vero che a cavallo donato non si guarda in bocca, forse lo stallone sul balcone uno sguardo in più lo meritava per evitare di salire in sella alla bufala. Furia cavallo del West, la 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 la. Questa qua viene da Tripaldo. Allora, no signore, ha pigliato e mi ha venduto. Ma noi stavamo appresso a questa qua, erano 4-5 anni. È mocciata. L'unica cosa che allora, se si trova qua è perché non avevo spazio nel museo e l'ho portato così. Sì, perché tu nel museo hai altri esemplari, sì, sempre di plastica. Tengo Rex, tengo la giraffa, tengo mani di pietra. Hai un zoo a casa. Fammi vedere questo, perché vedi. È questo, quindi fate tutto quanto sto bordello. Non ne trisce nemmeno. È tutto di resina, restaurato da noi. Comprato e restaurato da noi. Non posso andare al bar, non posso ir qua, non posso, tutti qua, non è niente vero, è tutto finto. E si lo sta dimostrando. A ieri sera mi ho ritirato a mezzanotte, perché non potevo andare a casa, capito? Che la gente che guardano strano, capito? Invece non è niente, quello che è normale.